Economia europea. Oggi è intervenuto il ministro delle finanze tedesco Schäuble, parlando al congresso della CDU, ha detto, ha replicato esplicitamente l'accusa del vice cancelliere Sigmar Gabriel. Il ministro socialdemocratico infatti aveva accusato Angela Merkel di essere responsabile del rafforzamento del Front National in Francia a causa del diktat del risparmio imposto alla Francia. Schäuble ha negato: non è vero che la nostra politica finanziaria ha rafforzato Le Pen. Ma in realtà, secondo me, visto che parliamo anche della vicenda delle banche, Schäuble dovrebbe chiarirci una cosa una volta per tutte. È vero, ma quello è vero per forza, che la Germania ha aiutato le sue banche con aiuti di Stato, poteva farlo in quel tempo, per 248 miliardi, ma è anche vero che l'intera operazione greca e quindi i soldi che l'Italia stessa ha messo sulla Grecia hanno permesso alle banche tedesche ampiamente esposte verso i greci, che a quel tempo non erano brutti e cattivi, di rientrare dalla loro esposizione, caricando sulla collettività l'esposizione delle banche tedesche verso la Grecia. Lo dico perché tutto il principio fondante del bail-in, che è anche condivisibile se vogliamo, è che non bisogna più che la collettività, gli stati, paghino per gli errori delle banche. Anche adesso la lezione che bisogna dare all'Italia sta sullo stesso principio: non è giusto, non vogliamo dover pagare noi per le cattiva gestione delle banche italiane o spagnole o greche o quant'altro. Bene, a noi risulta che l'intera operazione greca e quindi i fondi dati anche dall'Italia, e sono parecchi miliardi, abbiano permesso alle banche francesi ma poi tedesche di rientrare dalla loro esposizione. Ora cerchiamo di capirci, perché questo potrebbe essere anche un elemento per il governo italiano, per poter dire: scusatemi, però con la Grecia abbiamo rifatto lo stesso giochetto, quando in mezzo c'erano le banche tedesche. Di fatto le banche tedesche hanno trasferito la loro esposizione verso la Grecia dalle banche agli stati, inclusa l'Italia. Allora, Schäuble, perché non ci parla mai di queste cose? Mai. Andiamo con ordine. Prima cosa, le 16 banche commissariate dalla Banca d'Italia, oltre alle 4 mai famose. Lo dico, chi è in ascolto, così prenda nota. La BCC, BCC vuol dire Banca di Credito Cooperativo, di Terra d'Otranto, l'Istituto per il Credito Sportivo, la Cassa di Risparmio di Loreto, la Popolare dell'Etna, la Popolare delle Province Calabre, la Banca Romagna Cooperative, la BCC Irpinia, la Banca Padovana, la Cassa Rurale di Folgaria, il Credito Trevigiano, la Banca Cascina e la Banca Brutia. A questo punto ci sembra diventato urgente che prodotti come le obbligazioni subordinate ne venga vietata la vendita per legge, perché ci vuole una legge per farlo, al pubblico, allo sportello. Questa è una cosa che noi abbiamo chiesto per un anno intero, in numerosi interventi pubblici, in audizioni parlamentari. Poi la nostra voce a volte è flebile, evidentemente. Allora, io non capisco più una cosa, Seminerio. La Consob oggi, per voce del suo presidente Vegas, fa un'intervista sul Corriere della Sera in cui dice sostanzialmente: a noi il governo non ci ha consultato prima del decreto, e ribadisce che ha fatto tutto il possibile. La Banca d'Italia con Ignazio Visco ha ribadito che ha fatto tutto il possibile, hanno operato al loro meglio. Salvatore Rossi, dopo l'intervista, sempre al Corriere, interviene poi dall'Annunziata e dice: chiediamo, la nostra voce è flebile, non ci hanno ascoltato, di levare queste obbligazioni subordinate. A parte il fatto che, da quello che avevo capito io, già la MIFID prevedeva che venissero vendute in un certo modo, ci sono già delle regole, ma tutti si svegliano adesso, e va bene per modo di dire. Ma soprattutto, no, cosa sta capitando? Perché insomma, si può dire, la Consob può dire abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, la Banca d'Italia può dire abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, il governo può dire abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, cioè la colpa di chi è alla fine? Dei risparmiatori? La colpa è del sistema paese, anche se detto così sta già diventando l'ennesima frase fatta. Infatti, l'intervista di Vegas di questa mattina sul Corriere, io, per quanto mi riguarda, assumendomi ovviamente la responsabilità di quello che dico, la definirei null'altro che desolante. Fa parte della robustissima tradizione italiana di dire: io non c'ero, se c'ero dormivo, non avete prove contro di me, eccetera, eccetera. Dopodiché il problema del sistema paese è che
Noi abbiamo un sistema creditizio nelle sue varie articolazioni, da quelle più grandi a quelle minute della provincia, no? Il famoso legame col territorio, eccetera, eccetera, di cui si alimenta la vulgata del successo italiano, è in profonda sofferenza non da oggi. Questo volume di sofferenze, scusate il gioco di parole, la dice molto lunga, perché a furia di dirci le banche italiane sono sane, noi finiremo direttamente nel bidone della spazzatura, continuando a prenderci in giro in questa maniera. Il discorso è che, adesso io non voglio attribuirmi, c'è un eccellente pezzo sul magazine online di Stati Generali, scritto da Lorenzo Di Lena, che è un bravissimo, per quanto mi riguarda, giornalista esperto di tematiche bancarie, che spiega un po' come sono andate le cose. In sintesi, enorme livello di sofferenze, insufficiente, drammaticamente insufficiente livello di accantonamenti a rettifica crediti, perché gli azionisti, da quelli molto grandi, le fondazioni, a quelli molto piccoli, cioè i piccoli risparmiatori soci di cooperative, non avevano soldi. Poi l'Unione Europea ha stretto progressivamente la tematica, ha forzato le banche nel percorso accidentato e pieno di mine verso l'Unione Bancaria, ha forzato le banche a riconoscere la realtà, e quindi è successo il panico. È successo che ci sono state emissioni di subordinati negli ultimi 2 anni, che in alcuni casi, visto che si era definito proprio a livello europeo che non tutti i subordinati erano ugualmente idonei a entrare nel computo del capitale, ecco che è successo il problema. Ecco che tutti, la vigilanza per certi aspetti si è girata dall'altra parte. E abbiamo avuto questo fenomeno non solo del mis-selling, cioè quindi a volte l'inadeguatezza in emissione rispetto al profilo di rischio del cliente, ma anche il mispricing, cioè vendere titoli che, se fossero stati venduti a investitori professionali, sarebbero stati eccezionalmente più onerosi che non a venderli al retail. Allora, cerco di deficit di capitale. Allora, cerco di sintetizzare. Sostanzialmente, cosa è successo? Le sofferenze cosa sono? Sono i crediti che una banca ha, ma non riuscirà a recuperare. Non è sempre colpa della banca, il sistema ha avuto una botta pazzesca dopo il 2008, e quindi le piccole imprese, sappiamo cosa è successo alla produzione industriale. In alcuni casi è colpa anche della banca, nel senso che, se andiamo a guardare la Popolare Etruria o Banca Marche, come hanno prestato i soldi gli amici degli amici per progetti assurdi, è colpa dei manager della banca. Ma non sempre queste sofferenze, anzi, nella maggior parte dei casi, sono dovuti a un'economia che peggiora, e quindi chi ti doveva dei soldi non te li ridà. Che cosa succede? In quei casi tu dovresti mettere più fieno in cascina, accantonamenti di capitale, però per far questo devi chiedere agli azionisti di partecipare con i soldi loro. E lei dice, né le fondazioni, i grandi azionisti, né i piccoli azionisti, magari imprenditori, avevano i soldi o volevano mettere i soldi in questi anni. Di conseguenza si portano avanti le cose finché l'Unione Europea e la Banca Centrale Europea ti chiedono di rimettere a posto questo rapporto tra soldi che non ti entrano, sofferenze, e capitale che tu hai in cascina per far fronte a questo. E siccome non tutte le obbligazioni subordinate possono essere utilizzate per questo, e non le potevi vendere agli istituzionali perché gli istituzionali sono più furbi, o meglio conoscono meglio quello che gli stai vendendo, non te le comprano a quei livelli, vogliono rendimenti più alti, vale anche per le azioni delle non quotate, che cosa è successo? Si è spinto per venderle al retail, ai consumatori, ai risparmiatori privati, e le autorità di vigilanza hanno fatto finta di non vedere. Ora, fermo restando che questa è la sua ricostruzione, vorrei...